Buonasera cari amici della ritmica dell'anima, eccoci qui eh, come ogni venerdì. Questa sera abbiamo un giovane autore, un giovanissimo ragazzo veramente ingambissima. Okay? Allora, intanto vedo che vi state collegando, vi chiedo gentilmente di scrivere anche un semplice ciao nella chat. Così io riesco a vedere i vostri nomi e posso salutarvi e riportare anche i saluti al nostro ospite che tra poco avremo in diretta con noi. Intanto saluto la carissima amica Anna Lucia Stoia. Ciao Anna Lucia, benvenuta sempre a farci compagnia. Sono onorata di questo. Inoltre eh, voglio dire eh, a tutti voi che vi state collegando che eh, se volete potete condividere la, la diretta con i vostri amici, potete condividerla mh, nei vostri gruppi, così più persone possibili conoscono il nostro autore, il nostro giovane autore e poi di questi tempi parlare di cultura. È veramente importantissimo perché un po' allieta lo spirito visti, visto eh, il mondo come sta andando, ok? Saluto anche Benedetto dell'anno, ciao Benedetto, e saluto Aurore Russo. Buonasera, benvenuti. Inoltre, prima voglio darvi per chi magari ancora non lo sapesse, non avesse avuto modo di entrare nella pagina La Ritmica dell'anima. Eh, voglio darvi la notizia, la novità che eh, avremo, faremo il primo contest poetico a tema libero eh, dedicato proprio intituto, intitolato La ritmica dell'anima. Potete inviare le vostre poesie, mh, parlo per eh, i poeti, per chi si diletta anche di poesia, ehm, alla, sulla mail. La ritmica dell'anima chiocciola Poi, se scorrete nella pagina, trovate tranquillamente eh, anche il regolamento per poter partecipare. Detto questo, non voglio togliere altro tempo al nostro ospite. Chi è il nostro ospite speciale? Lo definisco. Il suo nome è Enrico Salvagno, è un giovane autore, come vi ho detto, è nato a Cuneo e da molti, da molti anni si occupa di sostenere anche le persone che, hanno, che si trovano in difficoltà. Ha molte passioni. Eh sì, il nostro Enrico ha molte passioni, oltre alla scrittura, ve ne cito un'altra. Eh, per esempio, a lui piace molto cantare, quindi fa parte di un gruppo di canti gospel che a me piacciono tantissimo, tra l'altro. Questa sera è qui con noi per parlarci del suo ultimo libro che si intitola Cos'è Credere. Intanto saluto anche Cristina Ratti. Ciao, Cristina, benvenuti, e saluto anche Leda Micheletti, grazie per essere con noi condivido immediatamente lo vedo già pronto lo schermo con Enrico eccoci, ciao eccoci. Enrico ciao ciao Cinzia grazie mille del, del tuo invito benvenuto grazie 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 mille a voi sono davvero contento allora intanto siccome tu siccome non vedi la chat perché purtroppo StreamYard funziona così ti dico chi ti saluta ti saluto okay. Anna Lucia Stoia, Benedetto dell'anno, Aurore Russo, Cristina Ratti, Leda Michale Micheletti. Saluto anche Steven End che si è aggiunto adesso. Ciao Steven. Bello un vedere scritto. un volto grazie di un di poeta voi. fresco, ha <ride> scritto Steven. <ride> grazie, grazie. grazie. Eh, io sono davvero grato che vi siete collegati tutti quanti perché... Eh, condividere le proprie emozioni, le proprie passioni è sempre una cosa bella, Quindi... eh? Sì, eh? Sì. Senti, Enrico, parlaci un po' di te, chi è Enrico? Enrico è un ragazzo di 26 anni. Che più o meno all'incirca di da quando aveva diciamo 11 anni eh, ha, diciamo, scoperto questo, questa. Si può dire un po' indole poetica, nel senso che eh, era un periodo, mh, cioè mh, ne ho passati di più difficili, ma non era un periodo semplicissimo per me. E eh, mia madre, mi ricordo che mi portava sempre a, in, quest in questa struttura di, di degenza dove avevo dovuto fare delle visite per la mia problematica motoria. E, e ricordo che durante, durante il tragitto eh, vedevo sempre un, un cavallo che, che mi colpiva come eleganza. No? E, e a un certo punto eh, mi sono detto, o comunque ci siamo detti, eh, perché non provare a, a trascrivere le emozioni che senti. E, e ovviamente le emozioni di quel momento lì erano emozioni eh, fanciullesche, quindi il tipo di, di scrittura era. Diciamo, una scrittura tra virgolette, un po' buttata, no, se vogliamo. E, però mi ricordo che comunque da, quella, da quel momento lì ho, ho iniziato a capire che la poesia poteva essere un po' un, un viatico, no? E, eh. anche, per, anche per, diciamo, compensare un po' le, le difficoltà fisiche che, che avevo, che poi, per fortuna, per fortuna, nel corso del tempo si sono attenuate. E, e poi niente, ho, e da lì si, si può dire che l'enrico eh, tu prima hai chiesto chi sono l'enrico poeta, diciamo è un po' nato da, da queste situazioni qua e, e poi ho, ho lasciato stare per un po' di anni la, la scrittura, poi ho dovuto di nuovo diciamo, fare un, un altro intervento e in quel momento lì eh, un, un familiare Uh, che mi, cioè, mi sta molto a cuore, uh, mio, mio zio Claudio, uh, ricordo che mi regalò un, anche lui poeta e um, mi regalò un, un libro di poeti africani e, e da lì uh, ho iniziato di nuovo a, a scrivere, forse proprio perché erano poesie sofferenti, io riuscivo a trovare uno specchio in quel tipo di poesia e quindi non è che volevo emularli, ma eh, mi sono sentito su quel canale lì, non so se rendo, rendo l'idea. E poi da lì, ho, da lì, da quando appunto da quell'età lì, dai 14 anni, eh, ho, ho iniziato a scrivere, l'ho tralasciata un po' di tempo per una serie di questioni, poi appunto verso i 20 anni ho iniziato a scrivere quasi ogni giorno e aumentare le letture. Sono anche un, un grande lettore, e, e niente, come sai, dimmi: dimmi no, dicevo. Eh, no, niente per il resto, sono, sono un ragazzo. Sono un ragazzo come tanti. Eh, a, cui, a cui piace vivere. E... Con i miei pregi, i miei difetti, e cerco di, di ti, ti Hai detto una lui. cosa importante. Hai detto una cosa importante, Enrico, eh, che comunque ti sei identificato? No? Perché poi quando avviene l'identificazione è importante perché uno magari si rende conto che al di là delle proprie conoscenze, no? comunque c'è qualcuno che la pensa come te. Perché spesso, no? magari siamo insieme con gli amici, no? però eh, non condividiamo. Totalmente il nostro pensare, le nostre passioni attraverso la lettura tanti di noi, io in primis mi sono identificata in alcuni autori piuttosto magari che in altri, e lì ho trovato, mi sono detta: Caspita, non sono sola, no? Quindi eh, è importante quello che hai detto perché poi leggere apre la mente. Un grande sì. filosofo, Jim Ron. Eh, che è stato un formatore per tantissimi anni è considerato uno dei più grandi formatori a livello mondiale eh, diceva sempre se nell'arco di un anno mangi 365 brioche ma leggi soltanto uno o due libri hai un problema troppo cibo per il corpo e poco per la mente ed è vero perché poi la nostra mente ha bisogno proprio no, di, di condividere pensieri no queste cose qua senti Enrico volevo chiederti una cosa ehm, tu scrivi per la maggior parte poesie no sì. ehm, cosa cosa ti ispira e soprattutto cosa vuoi esprimere attraverso i tuoi versi ma eh... Diciamo che non, eh, non voglio mettere un, um, uno, uno scudo, una maschera, diciamo così. Nel senso che eh, quando, eh, quando soffro per, per qualche motivo, per esempio, eh, mi, cioè questa sofferenza è, è uno dei, dei canali. Eh, quindi, uno, uno degli aspetti, non, non, non mi vergogno a dirlo, tante volte è anche un po' la sofferenza di, in generale. E, però ovviamente so che nella vita ci sono anche i momenti belli e i sentimenti buoni e quindi eh, un'altra un gran, un grande tematica che, che mi sta a cuore è il concetto dell'amore. Perché eh, l'amore eh, in generale secondo me è, è tutto è, cioè è il motore della vita Cioè io personalmente, cre io personalmente credo nell'amore di Dio e... però intendo, quando racconto dell'amore eh, non per forza sono poesie autobiografiche e quindi eh, quando racconto dell'amore voglio come dire far passare un, un concetto Ehm, tra virgolette plurale, nel senso che ehm, uno si può identificare nell'amore che, che nella sua vita sente, non so se, se rendo l'idea. Sì. Sì. Eh, sì, esatto, e secondo me, eh, cioè, in, in, quello che, in quello che scrivo c'è molto il contrasto tra essere addolorati e poi trovare sempre la forza nell'amore. Perché, secondo me, alla fine è il è un po' il, il, il mantra di, 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 la, che, che serve per andare avanti, nonostante tutto, diciamo. Certo, mm. tu hai già pubblicato diversi libri. L'ultimo si intitola Cos'è credere? Lo sì. faccio vedere, ecco, e nella prima pagina riporti una frase di Gesù che dice: C'è più gioia nel dare. Che nel ricevere, ok? Ecco, aspetta che lo faccio vedere. Che poi è una filosofia condivi oddio, condivisa anche da tante altre religioni, da tanti altri pensieri, anche da tanti pensieri filosofici, no? Più dai e più ti torna indietro, no? Messo in tante altre forme, però comunque la sostanza non cambia, no? Ehm, volevo chiederti cosa si prova. Eh, nel donarsi e nel donare agli altri. Cioè, ehm, tu come la spiegheresti questa emozione, che voglio dire è un'emozione importante, perché poi l'hai riportata la frase di Gesù proprio all'interno, appena ecco, sulla prima pagina del tuo, del tuo libro. Sì, quella, quella frase di, di Gesù l'ho voluta fortemente perché eh, cioè sono dell'idea che. Eh, I legami alla fine eh, nella, nella vita eh, contano molto. Cioè, nel senso, secondo me, eh, l'abbiamo visto anche in questa situazione difficile che tutto il mondo ha dovuto vivere. Ehm, secondo me, si creano, si creano troppe divisioni tra, tra gli esseri umani: nel senso, troppi, eh, troppo tu sei questo, allora no, tu sei quello, allora no. Invece, secondo me. Ehm, la, quello che noi definiamo diversità è una ricchezza, e quindi, secondo me, eh, c'è gioia. Eh, eh, c'è più gioia nel dare che, che nel ricevere, perché nel momento in cui tu dai, eh, ti, senti, ti senti più ricco, cioè, nel senso nel momento in cui, ad esempio, non so, eh, dai il tuo tempo. Eh, ad un tuo amico per un qualcosa e, e comunque una ricchezza cioè quindi un, è, una, è una frase che secondo me va anche molto nel, nel nostro quotidiano e... ma anche già solo, anche già solo una, una risata o una, una parola buona così eh. certo senti ci vuoi far poi continuiamo la nostra chiacchierata ci leggi sì. qualcosa di, tuo, di questo tuo libro, poi entreremo nello specifico. Ok. Eh, inizio, inizio con la, la poesia che, che dà titolo al libro. O... Quello che preferisci, perfetto. Okay. Okay, Intanto allora in... che tu la trovi, allora salutiamo Rita Sommaco, ciao Rita, benvenuta e salutiamo anche Massimo Galassi. Prego. Okay. Allora io eh, leggo, inizio a leggere questa. Cos'è credere? Mi guardavi nei subbugli strani delle vie, i tuoi ciondoli combaciavano attraverso i colori agli amori precoci che hai sempre coltivato. Tu che restavi disinibita tra i vincoli e i veicoli, attorcigliata dai malumori e le noie che contemplavano la tua zona destra del cervello. Sorvolavi le delusioni, gli abbattimenti, come un insetto sorvola l'insetticida a tu per tu col suo mentore. E sai, meteore ce ne sono tante. Abbiamo guardato insieme, in una visione contemplativa, il sangue di questo Cristo, e sono cresciuto dentro al suo guarire. Questo credere sempre tumefatto di imperfezioni. La mia unica essenza resta incisa, resta chiusa in un desiderio. Forse è scavato dentro ad un abiro, forse è rimasto in giro, abbaglia ancora nel lento essere dell'altro. Ti faccio l'applauso, è meravigliosa. Grazie. Io quando me l'hai mandata, quando l'ho letta, mi sono commossa perché veramente... La tua giovanità, eh, dalla tua giovanità escono fuori no? queste poesie così intense, perché poi sono tutte su questo filone, eh? cioè nel senso così intense, così profonde, è veramente una cosa bellissima. Saluto anche Sergio Tardetti, ciao Sergio, benvenuto, onorata che sei con noi. Eh, infatti Sergio ci dice che dobbiamo incoraggiare i giovani poeti e eh, quanto a questo la tua opera è meritoria, grazie. Sì, grazie mille. E, sì, esatto. Sono veramente no. grazie che mi, hai, che mi hai invitato. Senti, senti allora, questo, questo tuo libro eh, a me piace molto per tanti motivi. Innanzitutto l'immagine di copertina, questa croce che è la croce al di là della cristianità comunque, è, è la sofferenza, è il vivere quotidiano che portiamo tutti sulle spalle e trasciniamo no, sopra di noi. Quindi eh, indica la sofferenza, ma indica anche la rinascita. Sì, no? sì, Come sì. mai hai scelto queste immagini di copertina? E, che tanta ecco. roba! Sì. Hai, detto, hai detto bene la, la rinascita. Cioè, nel senso, io ho visto la, la croce eh, senza Gesù sopra e, e mi ha subito colpito perché ho subito ho detto eh, è un senso di rinascita perché lui ha vinto la morte cioè secondo me eh, il fatto che lui ha vinto la morte è, è, una, è un qualcosa che che dà più senso alla nostra, alla nostra vita perché ehm, ci cioè, sai che comunque se eh, cioè eh, dammi un mondo di vedere secondo me c'è un amore più, eh, più alto più, più grande e quindi eh, tipo anche le nostre, le nostre sofferenze eh, sono si possono attenuare secondo me anche solo da un punto di vista psicologico perché secondo me la, la fede la fede in dio eh, rappresenta questo cioè nel senso essere forti nonostante tutto eh sì Senti, tu sei un giovane ragazzo, abbiamo detto no? e hai questa grande fede. Volevo chiederti: ma si nasce credenti o ci si diventa da grandi? O meglio, la fede è qualcosa che ci viene tramandato e quindi lo facciamo nostro. Eh, è un pacchetto completo, no? Con tutte le cose che ci riguardano, tra le tante cose, le varie spaccettature, c'è anche la fede oppure è qualcosa che si ricerca è un cammino personale profondo spirituale e secondo me è entrambi è entrambe le, le situazioni che hai detto nel senso che io eh, ho avuto la fortuna che comunque la, la mia famiglia mi ha sempre dato la possibilità di scegliere e, e nel momento in cui uno si sente libero di scegliere eh, si sente anche eh, predisposto ad andare verso eh, la direzione, verso, verso Dio, oppure comunque eh, non dico di non credere, ma comunque non seguirlo più di tanto. E mh, io invece, eh, fin da quando sono bambino, eh, forse sarà anche per la, la mia situazione di difficoltà motoria, eh, ho sempre cercato un. Um, eh, cioè non che fossi disperato, però nel senso eh, un appiglio, nel senso eh, comunque mh, quando si venivano a creare per esempio delle, delle situazioni di difficoltà dove ero, ero svantaggiato, ad esempio, eh, sentivo che comunque eh, c'era qualcuno eh, lì vicino e quel, quel qualcuno vicino era, era Dio. E quindi io, sentendo Dio, eh, mi sono sempre sentito più forte. Cioè, magari qualcuno si sentiva forte, a, a, per esempio, a bestemmiare, io invece mi sentivo forte a, a sentirlo vicino. E quindi, eh, se, se, se vogliamo, ri, eh, ritornando a quello che tu hai chiesto, eh, ci, sono, ci sono due, secondo me, due grossi, due grossi fattori. Eh, le persone intorno, che comunque ti devono... Ti devono creare la situazione per cui, certo. sì, per cui tu vuoi andare verso Dio, e, eh, e poi sicuramente, e così poi è capitato, quando sono, sono cresciuto, eh, che comunque anche il, il mio pensiero era un, un pensiero un po' più formato, eh, sicuramente la, e la sto ancora cercando, eh, la ricerco io la, la fede, la spiritualità. E, e poi cioè, ho avuto anche un terzo importante fattore del, dei buonissimi eh, chiamali come vuoi, catechisti, educatori, animatori. Perché comunque eh, hanno sempre. Cioè, ad esempio, quando facevamo gli incontri qua nel, nel Cunese, hanno sempre eh, portato la fede eh, con esperienze quotidiane. Okay. cioè Ad esempio, anche quando abbiamo facevamo, ad esempio, gli incontri all'oratorio. Eh, avevamo la possibilità di conoscere tanti ospiti che eh, hanno visto seppur con delle sofferenze o comunque delle situazioni di, di sventura eh, facevano sempre vedere quel, quella lampada accesa di speranza della fede e quindi nel momento in cui te la mostrano così che magari non è troppo fatta sulle cose diciamo eh, della eh, come non cose... è fatta tanto sul predicare no? diciamo sì, che rimane un po' sì. una cosa piuttosto astratta calavano la religione comunque nella vita di tutti i giorni quindi la rendevano più diciamo tra virgolette umana esatto e quindi oh, uno, cioè uno alla fine eh, re registra nel suo bagaglio di vita eh, registra tutto quanto e, e dice sì quindi effettivamente questa cosa può anche far per me e poi, ovviamente, nel senso, poi nel corso degli anni chi magari frequentava con me l'oratorio, magari ha scelto, senza, senza assolutamente giudicare, magari ha scelto strade diverse, o altri invece magari hanno approfondito di più da un punto di vista, magari anche eh, teologico. Però comunque c'è sempre Beh. stata questa, questa scintilla di Dio, ecco. Senti, ci vuoi leggere una cosa bellissima di questo libro, di questa raccolta, è che qui ci sono sia poesie, ok, ma ci sono anche, io li chiamo versi in prosa, diciamo così, che sono altrettanto bellissimi. Ce ne vuoi leggere uno? Sì, um, sì sono, dei, sono dei frammenti letterari che, esatto. diciamo, ho scelto di, di, riportare, di riportare un po' in voga. Diciamo, in e, e niente, mi, mi hanno colpito perché eh, trovo che, che attraverso questo, eh, in poche righe, riesco a mettere a fuoco i concetti che, che voglio esprimere. E, eh, leggo questo: Osservo il mondo, osservo la realtà, guardo i frutteti e le nostre belleità, e il mondo corre, tu corri. E corre anche questa nebbia insieme alla penna. E già mi accorgo che l'amore fa l'identico giro. E a volte, piano piano, diventa difficile nella sua visione. Ti cerco ormai da giorni. E questo segreto di pensarti sempre tanto lo tengo dentro di me. Come un sogno che, a volte, il più delle volte, diventa testardo. Lo eri anche tu nell'infanzia. Ammettilo. Il lato buono, però... È sempre quello e si sviscerà ogni volta che vedi un sorriso nel prossimo. Proprio quando i tuoi capelli vengono sciolti da quel famoso elastico viola che tieni per molti giorni nella credenza. Quasi volessi dimostrare di avere un segno distintivo. Chissà se mai ti spiegherai. Bellissima. Complimenti, complimenti Enrico. Allora, intanto salutiamo anche Francesca Belpane, benvenuta, e Laura Russo. Ciao, ciao che scrive Francesca Belpane, sei un'anima bella, Harry. E Massimo Galassi scrive ragazzo da altri tempi. Bella questa ah, cosa, no? Sì. <ride> Senti, ho l'ultima domanda spinosa. <ride> questa è spinosa forte. Ah, allora, è sì. eh, una domanda piuttosto difficile. Tutti noi stiamo vedendo no, questi giorni quello che eh, ci bombardano i media. Quindi, eh, questa guerra, tutta questa che nessuno di noi no, avrebbe neanche lontanamente immaginato che eh, nel 2022 ci potessimo trovare di nuovo in una situazione così pericolosa, una situazione del genere. La domanda che voglio farti è: in contesti come questi, no, eh, sì. così difficili, avere fede? aiuta oppure destabilizza sicuramente uno eh, va più in crisi nel senso che eh, non, non nel senso che eh, mette in discussione dio però va va in crisi nel senso che mh, quando, quando si ha si fede si crede nell'amore no e nell'amore tra le persone e personalmente ti può vedere che tutti questi esseri umani eh, seppur con molte diatribe non riescono a, a parlarsi a dialogare eh, destabilizza cioè nel senso c'è cioè, quindi quello che mi hai detto in un certo senso sì ma eh, in modo in modo diverso nel senso destabilizza eh, proprio perché tante persone credono in certi valori in certe eh, in certe predisposizioni e, e, e sicuramente le, 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 i, i, i cristiani credenti come anche i non credenti che però hanno comunque dei valori eh, sono, sono scombussolati secondo me da, da, da un atteggiamento del genere cioè per quanto, un, per quanto uno può, può litigare, nel senso eh, le, lo, lo scontro fisico o cose di questo genere, non, a, a una persona normale non, è, non gli verrebbe mai in mente. Come diceva, già... Salvatore, come diceva eh, Salvatore, Quasimodo, sei ancora quello della pietra e della fionda. Tra l'altro. Sono... Tanta Guardi... tecnologia e poi. Si ritorna a fare sempre le stesse cose. Sì. Tra l'altro, lo sto leggendo molto in questo periodo, Salvatore Cosini. Sì. <ride> sì. A me piaceva tantissimo, mi piace tuttora, ma l'ho studiato a scuola, quando facevo il liceo, con tanta passione perché mi piaceva tantissimo il suo modo di scrivere. Senti, ma quali sono i tuoi autori? Perché tu sei, hai, ci hai già anticipato che sei un grande lettore. Quali sono sì. i, i tuoi autori preferiti? Quelli ai quali anche che ti danno ispirazione? Allora, per quanto riguarda la poesia, eh, mi piace molto, me ne piacciono due in particolare, eh, Marina Betaeva sì? e, mm, e, e Pascoli. Eh, mi, mi piace Pascoli, mi piace perché mh, per questa sua mh, grande sensibilità che eh, a volte sembra quasi una un po' una tristezza. No? E, ah, no. Ad esempio, ho letto, ho letto tutti, eh, tutte le poesie di Canti di Castelvecchio e tante volte si ritrovava questa, questa sensazione. Però eh, mi, mi piacciono molto perché anche qui. Eh, a volte è un po' uno specchio no? e poi una, un altro autore che mi piace molto è Higmet okay. eh, il, il poeta, il poeta Igmet eh, per quanto riguarda per quanto riguarda la, la narrativa eh, attualmente sono, sono molto eh, diciamo così attirato da, da un autore da un esordiente No, in particolare due esordienti. Eh, ha, scritto, ha scritto un solo libro, ma è veramente bellissimo, eh, Mio assoluto amore, Gabriel Talle. Non so se ti è, è già capitato di sentirlo. No. E questo libro qua mi, mi è entrato, diciamo, in profondità, quindi ti dico lui. Eh, poi eh, un, altro, un altro scrittore che, che mi piace molto, anche perché è più o meno quasi un coetaneo, Uh, Antonio Di Chele di Stefano mi piace anche molto, è un autore... Quindi, sei un accanito lettore, diciamo. Sì, sì. <ride> eh, sì, sì. Senti, una cosa bellissima eh, di questo tuo libro è che mh, sei venuto a presentarlo qui alla ritmica dell'anima eh, per farti conoscere, ma c'è anche un altro motivo. Perché ce lo vuoi raccontare? Perché, come ho detto all'inizio, tu mh, fai anche molto volontariato. Quindi, dove vanno i proventi di questo, di questo libro? Allora, eh, il libro si, si prefigge eh, come obiettivo quello di aiutare una, una ragazza di nome Michaela. Che eh, praticamente nel, nel più o meno metà, metà anno del 2020, è stata vittima di, di un aneurisma che le ha causato una, una tetraplegia importante e nel corso del tempo i genitori hanno fatto tanti tentativi, di, cioè la famiglia in generale eh, ha fatto, hanno provato tanti tentativi di riabilitazione che in parte sono avvenuti, ma diciamo ci deve essere una cosa un po' più diciamo all'avanguardia un po' più ri risolutiva e quindi hanno deciso di eh, aprire una, una raccolta chied diciamo chiedere, chiedere aiuto eh, aprire una raccolta fondi per delle eh, mh, dei periodi di degenza eh, in Austria e... sì. però appunto lì eh, i costi sono la sanità è differente rispetto all'Italia e quindi i costi sono, sono molto elevati e numerosi artisti si sono, hanno aperto una, una comunità eh, di nome Insieme per Micaela con, con un IBAN aperto e numerosi artisti hanno, sono venuti a conoscenza di questa situazione hanno aderito e, e io ho voluto aggiungermi eh, mettendo a disposizione quello che, che ricavo del libro per, per aiutarla e... No. Che bella cosa, questa ti fa onore, veramente. No, sono, sono stato, appunto, sono stato aiutato molto anch'io, sia da un punto di vista fisico e non, e quindi mi, mi sento di, di dover ripagare questo, di dover, di dover aiutare, di prendere le redini e adesso provare a aiutare anch'io. E per, per come riesco ci, ci voglio provare, mm. bravo. Senti, ci leggi un'altra poesia? Sì, i ciclamini ti piangono ancora contro, instancabile questo sentire protratto, dolce cumulo d'ombra. Copri il sole sugli allori. E i ciclamini ti piangono ancora contro. Vorrei poterti sentire, ancora una volta. Sia un pianto liberatorio o il fuoco ardere contro, lento l'infliggersi contro i propri cuori. Bellissima. Complimenti. Ma io l'ho letto tutto il tuo libro, ce n'è una più bella dell'altra. Grazie. Cioè, so, è veramente veramente bello. Ci vuole leggere anche qualcosa, qualcos'altro in prosa? Ok. Ho qualcosa dentro me che brucia da troppo tempo. Mi hai detto che ci saresti stata e intanto le sere d'inverno si accumulavano coi dubbi del giorno e questi si facevano più per pressanti col passare del tempo. Come quando cerchi l'ombrello per ripararti da tutto, ma intanto nell'intenzione ti bagni già. Il brutto alcune volte è pensare. Non dico soltanto a te, ma dico a quello che abbiamo vissuto. Cerco di scaricare con l'eti quello che porto dentro, un peso inestimabile. E se ti sento vicina, tutto si dissolve ed il parlare più fluido, a volte per sentirsi leggeri, non rende così leggeri, era un altro che pezzo. Che bella, Aurore Russo scrive tanti complimenti. Enrico, sei un esempio per molti. Eh sì, sei veramente un esempio per molti. Ma sai cosa credo che mh, la sofferenza. Eh, mh, più delle, insegna molto di più mh, alcune volte no, del, dello stare bene perché, comunque, nella sofferenza noi ci forgiamo. Ok, quindi eh, nella sofferenza riusciamo a ad attingere alle risorse interne che abbiamo, che magari normalmente sono sopite. Sono no, e, e si guarda poi il mondo da un'altra angolazione perché, ne, quando uno è nella sofferenza, vede anche intorno a sé. Vive contesti dove magari ci sono ospedali, robe varie anche altra sofferenza e si diventa persone migliori. E io in questo ti faccio veramente i complimenti perché sei un'anima stupenda. Grazie. Francesca Del Pane scrive un libro che alterna poesia e prosa e che si legge d'un fiato come bere un bicchiere d'acqua fresca. Ti fai complimenti anche Steven End. Se ricordo ai nostri amici. Che se vogliono farti qualche domanda, basta che la scrivono in chat e io mi faccio da sì. portavoce. No, <ride> Senti anche... Enrico, ma tu hai anche un'altra grande passione. Il canto. Sì, sì, Come sì, nasce sì, questa... Can... questa passione? Eh, il, la passione per il canto eh, nasce, eh, mi ricordo ancora eh, il giorno. Eh, c'è stato un periodo dell'infanzia che eh, dove mia sorella mi, eh, diciamo, mi, mi spingeva ad ascoltare determinate canzoni e nel particolare. Spingeva mi o costringeva? No, no, spingeva nel senso: no, no. Diceva, ascolta che belle queste canzoni, no? Ah. Ecco. E mi ricordo che eh, mi faceva sempre sentire eh, delle canzoni di non so se sei presente, l'hai già sentita, eh, Daido, una, sì. una cantante, ok, adesso non si è più tanto sentita, comunque ha fatto veramente delle belle canzoni. Qualche anno fa, sì, adesso eh, raramente, sì. Raramente, e, e niente, e quindi è nata, è nata, è nata, un, è nata un po' così, e, e poi è nato anche sempre in parallelo con la poesia eh, soprattutto anche in quel periodo eh, di, di degenza eh, in ospedale perché eh, avevo dei, dei grossi auricolari dove sentivo la musica e poi mh, cantavo appunto per, per mio conto, cioè mh, in maniera semplice così a casa mia e poi ho, mh, ho iniziato con, con delle lezioni e appunto adesso sono, sono dentro questo coro e poi i canti gospel che bellissimi sono sì, sì, il, il canto gospel e è... sono... Eh, non bel... ti chiedo di cantare, ma quasi quasi sarei tentata. <ride> eh, eh, aspetta. Eh, ti faccio, ti faccio la, 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 una canzone che, che ho cantato... Che non ho, ci che, credo, cantato... davvero? <ride> Grande! Che ho, che ho canticchiato oggi, se vuoi. Però magari andiamo un po' fuori tema, no? Vabbè. <ride> Vabbè, un pezzettino così dai facci sentire qualcosa dai dal vivo e qualcosa rimane fra le pagine chiare le pagine scure e cancello il tuo nome dalla mia facciata e cancello i miei alibi e le tue ragioni i miei alibi e le tue ragioni chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente ma è uno zingaro in trucco è un futuro invadente fossi stato un po più giovane l'avrei distrutto con la fantasia l'avrei stracciato con la fantasia ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e poi continua bravissimo c'è una gran voce lo sai che Declami molto bene anche le poesie? Perché poi di solito, sai, con eh, la diretta in streaming, non è che eh, solitamente anche la lettura delle poesie avviene molto bene, no? E mh, di conseguenza, eh, spesso non si sentono, no? Si sentono un po' le voci cracchiate. Invece, tu sei proprio venuto fuori anche nel leggere le poesie in maniera. Molto, molto bella, molto brava. Grazie. Senti, Grazie. qui c'è una domanda per te. Domanda delicata. Sì. La Steven Hand La tua bravura, se non ci fosse stato il tuo handicap, sarebbe emersa? Non lo sarebbe? Sarebbe diversa o non ci sarebbe affatto? Vabbè, eh, sulla, sulla bravura quello lo devono dire gli altri. <ride> no, sicuramente. Allora, la, eh, la passione per le poesie, eh, è, come dicevo, è stata un, um, un ausilio in quel, in quel frangente di vita molto difficile. E perché comunque ricordo che poi eh, l'operazione durò, durò anche molte ore, quindi era un qualcosa di molto pesante, cioè. E, però comunque secondo me eh, ci sarebbe lo stesso stata perché come dicevo prima eh, mio zio eh, era, era un poeta eh, della, della dell occitania e e ho un altro, e un altro zio che anche lui scrive e scrive anche poesie. Allora ce l'avete nel DNA e non c'è niente da fare. E, <ride> no? Quindi diciamo, che, diciamo che, che questi. Poi, appunto, anche, anche mia madre col fatto che mi ha eh, detto, cioè mi ha, mi ha indicato un po' una strada per esprimere queste, queste emozioni in questa maniera qua eh, mi, ha, mi ha dato l'input, no? E, certo. Sì. E quindi cioè, secondo, cioè, sicuramente il fatto, il fatto del, del mio handicap ha creato un po' le, 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 le situazioni, la situazione che in, in modo che io incontrassi di più la poesia con la mia anima. Però sicuramente eh, anche senza questa problematica, eh, secondo me ci sarebbe lo stesso stato. Ho capito, ho capito sì, sì, sì. Grande, grande Enrico. Allora, qui c'è un saluto anche Concetta Chiarello, Chiariello che, ti, che scrive: Un giovane che parla così di poesia mi fa una tenerezza. Sei un esempio per i giovani. È vero, <ride> è straordinario. No, Senti, Ci vuoi ma... leggere? Dimmi, dimmi. No, per, essere, per essere un po' portavoci portavoce dei giovani. No, nel senso, eh, cioè, a me, a me piace, personalmente piace la poesia e la letteratura, però nel senso ci sono anche tanti altri giovani, ad esempio, che comunque anche in altri ambiti o altri settori sono, sono bravi e fanno anche loro cose molto belle. Cioè, Nel senso, non... secondo me i giovani bisogna... Bisogna, bisogna valorizzarli e soprattutto non bisogna eh, dargli, dargli troppo addosso, cioè si sente troppo dire nel senso che eh, i giovani non, non hanno mai voglia di fare niente, non, non hanno questo, non hanno quello. Però, secondo me, invece i giovani hanno, hanno le risorse. Poi trovo che comunque. Eh, su certe tematiche sono anche molto più, più sensibili e più, e più aperti, magari rispetto a chi invece è più navigato nella vita, diciamo. Quindi io, io credo che i giovani più di tutto abbiano bisogno di, di, di esempi, di persone che almeno, io ho quasi il doppio degli anni tuoi, no? Io ho avuto, per esempio, dei grandi esempi a partire dal, nella scuola, alcuni professori a partire nelle arti marziali, alcuni maestri. Quindi eh, quello che serve forse è, sono gli esempi che oggi la mia generazione ai giovani sono poche le persone della mia generazione che sono un esempio, perché eh, le persone vanno ispirate, sì. no? e poi dopo tirano fuori la loro creatività in base a. Ah, la loro cassetta degli attrezzi, io la chiamo, no? Quella del cervello. La cassetta degli attrezzi. Un, un esempio, eh, poi vabbè, eh, personalmente non, eh, non la conosco, non la conosco, eh, però secondo me è un esempio giovane che bisogna, bisogna anche guardare assolutamente. Per farti un esempio, è eh, bio la. La campionessa, la campionessa di scarma. E Daspida. Sì, secondo me, e, e si ricollega un po' al discorso che dicevo, cioè nel senso, vabbè, io ho scelto, cioè mi piace molto l'ambito della letteratura, però era per dire il concetto, cioè ci sono anche tanti giovani che anche in altri settori sono, sono dei testimoni. Quindi, certo. me... sì, sì, sì. Senti, allora innanzitutto salutiamo anche Germana De Padova e Adriano Cistellini e senti Ciao. una cosa: quali sono i progetti? Hai altri progetti in cantiere? Diciamo sì. Allora, eh, mm. vabbè, sto continuando a scrivere poesie, quello non, è, non mi distacco mai. E eh, poi sto, sì. eh, sto provando come, come vedi, eh, sto provando anche nella, nella narrativa nel particolare. Sto provando a scrivere un romanzo e, mm. e, e racconti brevi. E, wow! Sì. E... e allora verrei qui a farcelo, cioè a presentarcelo quando uscirà. Sì, spero, <ride> spero dai. Eh, eh, ha detto. Io me lo sì. segno, eh. Quindi, sì, sì, sì. Eh, senti, per chi volesse acquistare, fosse interessato... Al, sì, ecco. al tuo libro dove okay. puoi trovarlo? Allora, non so se ci sono dei, degli amici cunei perché l'ho detto anche ai miei amici cunesi eh, di, di questa sera. Non so se ce ne sono. C'è qualcuno collegato? Per gli amici cunesi, si trova alla biblioteca eh, di Bernezzo. Che eh, i miei amici cunesi sapranno, che appunto è in provincia di Cuneo e eh, alla biblioteca eh, di Cuneo alla Stella Maris okay. ehm, per chi non è della, della provincia di Cuneo può benissimo contattarmi eh, in privato o eh, a Henry Orso Salvagno che è il profilo Facebook oppure erriorso su Instagram e, e tramite la, la, la posta io farò avere il libro con la dedica ovviamente con la <ride> e, <assolutamente>, sentite <ride> ho una curiosità perché eh, Harry Orso non sei un orso? <ride> no, è, è, <ride> è, una storia, è una storia è una storia molto lunga perché è nato tutto da, da un eh, da un pomeriggio in cui eravamo in, impegnati con, eh, con un videogioco di, di calcio e non so se ti capita di seguire, a volte delle telecronache sportive. Eh, no, si, dice... No. <ride> eh, si dice si calcio dic... o no? Si dice. Ma comunque sport in generale, perché a volte si usa anche in altre discipline sportive. Sì, sì, si... no, io pensavo ti riferissi al calcio. Il calcio non mi piace. Il resto dello sport mi piace tutto, il calcio, purtroppo, no. Però eh, le telecronache le ho viste per la palla a volo, per il sì, 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 basket, sì, per tante cose. Appunto, eh, esatto, sì. si, si usano anche in, altri, in altre discipline. E praticamente eh, ho, ho calciato un rigore e mi è stato detto, eh, sei, sei molto freddo. Eh sì, un altro amico ha aggiunto, 'Eh, è freddo come un orso polare. E da lì è diventato orso. E, e poi praticamente... Eh, quando sono andato a prendere delle lezioni di canto, eh, mi è stato detto eh, suonerebbe, suona bene eh, anziché Henry, Henry, Orso. E allora da lì è rimasto: Henry Orso, <ride> ecco appunto perché De Orso non c'è nulla. Senti, Enrico, io prima che ci lasciamo, vorrei che ci leggessi un'altra poesia, ok? Sì. E poi allora. arriviamo ai saluti. Il gioco dell'alba. Ogni dolore apre ad un risvolto, ogni volto conosciuto ha i segni di lotte rotte e glorie mai troppo protratte. Ed il gioco dell'alba risiede proprio qua, oscurare i momenti grigi, luce che riappare dal graffio del monte, sogni di vetro lasciati a maturare tra pellicole di cuori in riserva, siano essi immediatezza o prospettiva, la vita intanto osserva l'attimo quotidiano. Bravo, bellissime, io l'ho detto, sono una più bella dell'altra, tutte profonde, Grazie. tutte hanno, eh, aprono una finestra su degli aspetti no, della nostra vita, del nostro sentire. Eh, ogni poesia analizza una spaccettatura quindi e tutte messe insieme sono come tanti piccoli pezzetti che messi insieme formano un grande quadro o un puzzle no? quindi molto bello sì, io esatto. Enrico dimmi. Si, rifà anche, si rifà anche un po' al concetto che dicevo prima che appunto eh, non c'è solo gioia come non c'è solo dolore quindi il giusto equilibrio esatto crea, esatto. crea il, il cos'è credere ecco Esatto, io ti ringrazio tanto, eh, ricordo per chi fosse interessato, tutti i nostri amici, che eh, la ritmica dell'anima ha, ha creato il primo contest poetico eh, entro a tema libero, quindi chiunque può partecipare, ho bellissimi riconoscimenti e il 22 aprile... I riconoscimenti ci sarà una serata proprio dei riconoscimenti in diretta qui sulla pagina dove eh, conosceremo chi saranno i vincitori e, mh, entro il 31 marzo chiunque vuole può eh, inviare la propria opera eh, alla ritmica alla mail la ritmica dell'anima chiorciola gmail.com e nella pagina la ritmica dell'anima trovate il regolamento basta che eh, scorrete lungo la pagina e lo trovate poi viene ri ripubblicato spesso quindi enrico che dirti io ti ringrazio tanto grazie ringrazio mille. anche i nostri, i, i nostri amici poi fine diretta perché lo dico sempre durante la diretta è difficile riuscire a rispondere ai commenti Ma a fine diretta sia io che Enrico rientreremo sulla pagina e risponderemo a tutti voi che ci avete eh, scritto in chat. Quindi grazie, grazie mille lunedì mattina non dimenticate perché, sempre lunedì mattina esce la locandina e saprete chi sarà, anzi, chi saranno i prossimi ospiti, perché avremo due persone, ok? Bye. Detto questo, un abbraccio grandissimo, Enrico. Spero grazie, di risentirti grazie. presto. Grazie sì, e sì, un sì, abbraccio sì. a tutti i nostri amici della Ritmica dell'Anima. E un sereno weekend a tutti quanti voi. Un bacio e buona serata. Grazie mille a tutti per avermi seguito.